Comincia la finale mondiale dei 200 stile libero Italia in corsia numero 8, la prima in basso con Filippo Melli in corsia numero 4. Parte a tutta l'australiano Clyde Lewis, Sun Yang in scia del suo avversario principale nella difesa al titolo. È stata perfetta la gara di Melli ieri, 24,7 ai 50 metri, poi tre parziali da 27,0, una gara che lui deve ripetere cercando il colpo negli ultimi 50 che quest'anno per la prima volta gli sono entrati in maniera violenta. Scatenato l'australiano Clyde Lewis in corsia numero 4, il distacco nei confronti di Sun Yang è molto ampio, Filippo Melli è in coda al gruppo, vediamo se riesce a chiudere con la brillantezza che l'ha fatto arrivare ieri in semifinale al record italiano. Ed è ancora Lewis quando siamo a metà gara, 50-73 davanti a Matsumoto e Rapsis, Melli passa 51-75. Perfetto Melli ai 100, passaggio praticamente identico rispetto a ieri, era un po' più lento ai 50 metri, questo potrebbe essere un briciolo di energia che butta dentro nell'ultima vasca. 50 in cui la situazione tende a complicarsi per l'australiano perché sente il peso di Sun Yang che gli si avventa. Sale l'azione del dragone cinese, l'aggancio al comando di Sun Yang nei confronti di Lewis che scivola in terza posizione, superato anche da Rapsis. Filippo Melli 1:19:19 nel passaggio dei 150 metri, Sun Yang che però non riesce ad andare via in corsia numero 3, a sorpresa accelera ancora di più Danas Rapsis, potrebbe arrivare il colpo che fa saltare il banco, un Rapsis che adesso si impasta, Sun Yang che recupera e per il tocco alla fine medaglia d'oro Rapsis, medaglia d'oro Lituania, incredibile, semplicemente incredibile, sconfitto Sun Yang ma non dall'avversario che ti aspettavi, Clyde Lewis che alla fine finisce in settima posizione ma da un lituano letteralmente scatenato. Medaglia di bronzo per il Giappone, 1:45:67, sesto posto e nuovamente record italiano per Filippo Melli. E cambiano le gerarchie nei 200 stile libero, cambiano in maniera radicale, cade Sun Yang dopo la caduta di una serie di donne potentissime, cade anche il cinese che comunque esulta per la sua prestazione, è stato bravo, viene squalificato Rapsis, è squalificato Rapsis. Attenzione perché si è accesa improvvisamente la luce rossa accanto a Rapsis e questo è un colpo di scena perché la medaglia d'oro assaporata per pochi secondi va subito al collo di Sun Yang che quindi in questo caso si conferma campione del mondo. Succede di tutto, Matsumoto sul secondo gradino del podio, Maliutin è bronzo per la Russia in terza posizione, Filippo Melli è quinto al mondo, complice la squalifica di Danas Rapsis e questo è il momento in cui Sun Yang viene a conoscenza della squalifica del lituano. Beh, clamoroso, adesso nello stile libero un boato generale intanto in piscina con Sun Yang solo in assoluto in questo palcoscenico, è stato isolato nei 400 da Mark Horton, è stato isolato dal resto del mondo in assoluto il boato, probabilmente la squalifica di Rapsis causata da un'eccessiva lunghezza di subacquea, non credo che ci possa essere altro, non ho mai visto niente, non mi è sembrata irregolare la sua partenza. Non so quale sia la decisione, la motivazione della decisione di una squalifica per un 200 che il lituano aveva vinto con grande merito confermando la sua crescita.